く響き渡るアリエ。Ragazzuoli, primissimo video del 2024 e primissimo video con le nuove grafiche che per appunto state vedendo a schermo con la cam eccetera eccetera, che in realtà su YouTube è solo la cam, non c'è nient'altro, quindi sì, nuove grafiche su Twitch, vi invito a venire, oggi è bello di mezzo per vedere tutto perché veramente ho rinnovato tutto. E ragazzuoli, ovviamente lasciate un bel like, iscrivetevi e recuperate tutti gli altri video usciti nei giorni scorsi, tra cui ovviamente quello di ieri che è il Top Summon 2023, ok? E dopo questo ragazzuoli, un bel like, iscrivetevi e buona visione! Bentornati oggi su Grand Cross Global. Perché sì ragazzuoli, siamo qua per andare a vedere insieme le patch, tutto quello che hanno, che aggiungeranno da domani sul Global, ma ovviamente che abbiamo già visto nel video della settimana fa sul Jap, che ovviamente sono le stesse cose, ma le andiamo a rileggere. E nel mentre, nella seconda metà del video, andremo a dire cosa fare su Meiodas, perché è molto importante. Se vi state chiedendo il motivo per cui c'è questo titolo e questa copertina un pochino più accattivante, un pochino più quasi clickbait, che poi non è clickbait perché veramente parliamo di Meiodas, è semplicemente per farvelo aprire e per farvi capire cosa fare su Meiodas in modo tale che lo sapete il giorno prima. Diciamo che deve attirarvi proprio per dirvi cosa fare, in modo tale che lo sapete, per avvertirvi, per farvi conoscere l'update. Detto questo ragazzuoli, partiamo subitissimo. Ovviamente vi ricordo di seguirmi sui altri social, il link in descrizione lo sapete, ormai lo dico ad ogni video. E partiamo subitissimo. Ma anzi, mi ero dimenticato di una cosa. Ragazzi, buon 2024. Non ci sono abituato, non sono molto per i buon qualcosa, ma comunque auguri a tutti e vi auguro un buon anno. Detto questo, partiamo subitissimo. Adesso partiamo davvero e partiamo con l'update. New Year Festival 2024, Demon King e Meiodas, eccolo qua. Ricordo, domani maratona all in. Chiunque voglia farsi pullare da me, mi iscriva su Discord, entro oggi, scrivetemi, link in descrizione, entrate nel mio server e poi scrivetemi in alto, sono quello con nel ruolo re del caos, ok? Nuovo capitolo della storia, poi skin per il nostro Meiodas in ordine letteralmente di bellezza: più bella, seconda più bella, terza di merda. Quindi ecco qua, per appunto, nuovo tipo di Awaken. Arriverà un video su dove vi spiegherò come funziona questa Awaken e cosa ne penso alla fine dei conti, dedicandoci un video perché è giusto farlo. E quindi continuando, abbiamo poi qua ovviamente ve lo spiego in soldoni tutte le cose, il Demon King, bla bla bla. Tra l'altro arriverà anche la guida del Demon King in questi giorni, ragazzi, usciranno non una marea di video, una saccagnata di video, cioè non ha veramente senso. Continuando, abbiamo poi ovviamente le relic di Merlin e Hawk. Merlin noi la faremo domani, coin shop con i fest, torna Enek, offerte shoppabili che non vi interessano. Poi abbiamo il System Update, per appunto abbiamo l'aumento dei buff con la CP di Box. Abbiamo poi aggiunti degli eroi UR di grado iniziale, va bene, il primo personaggio UR iniziale. Abbiamo classiche cose, la possibilità di comprare questi coin tramite i coin sia Awakening ma anche SSR e SR. Poi abbiamo il login bonus, dove otterremo nei login di 28 giorni, quindi un mese, anche se la celebrazione durerà un mese e una settimana, abbiamo comunque un login di 300 gemme e 300 coin awaken. Questi sono i login, questi sono gli step. Tra l'altro domani al day one 60 gemme. Poi abbiamo per appunto le missioni speciali, dove potremo prendere altri 10 gemme, vari reward e un'altra multi gratis sul bundle di Meiodas Demon King, ovviamente con quelle 5 multi. Torna alla lotteria, dove sarà possibile ottenere questi reward, tra cui le famosissime 1000 gemme che non vince mai nessuno se non persone mai italiane. Se ovviamente qualcuno di voi lo vincerà, scrivetemi su Discord, così vi riposto. Torna l'evento, questo qua del percorso da seguire con tutte le varie rewardine da prendere, che è un evento abbastanza carino. Tornano i boss, questi qua, classico, roba vista e rivista, con il loro shop, con questi step up qua in base a quante run facciamo e bla bla bla.
torna l'evento della carta dove potremo scegliere la nostra scelta delle carte che ci mancano e ottenerle per i vari set artefatto. Poi abbiamo l'arrivo dell'ottava season del labirinto, dove potremo usare soltanto SR ed R, ma tra l'altro, perché solo può uscire anche il Demon King, quindi vabbè, lo faremo ancora su Giappone, non l'ho fatto. Con la skin per appunto di Ela Limited, e sinceramente non mi piace, devo essere sincero. Ela che non c'è nemmeno nei banner, quindi per chi ha la skin non si sa. Ecco qua per appunto il labirinto con tutte le varie cose. Non si potrà shoppare la skin di Mael, ma si potranno comprare quella di Mael, quella di Ban e quella di Ela. Novità, invece di esserci 20 coin LR, ne ce ne sono 50. E a proposito di coin LR, con questo update il limite massimo da 100 passa a 200. Quindi anche qua aumenta il cap da 100 coin massimi a 200. GG. Ed è per questo che hanno messo invece di 20 nel labirinto, ne hanno dati 50. Tanta roba. E credo che comunque le cose più importanti siano finite, queste sono le varie skin che tornano, cose limited, va bene, classica roba fatta e finita, non è, diciamo che questa è la roba dove puoi comprare e convertire con le gemme, tra l'altro 30 gemme e 35 pendant direi che per gli shop e stonks, e direi basta. Parliamo del banner però, parliamo del banner perché ovviamente il fulcro è il banner, sapete che di ogni update il fulcro è innanzitutto il personaggio e poi il banner. Eccolo qua ragazzuoli, ve lo sposto un pochettino. Questo è il banner in questione, che uscirà domani per appunto sul Global, il banner New Year Festival 2024. Si parla di ben 7 feste, tra cui il primo è Megadask con lo 0,25, l'unico retap, tutti gli altri hanno lo 0,19, quindi leggermente più basso. Abbiamo poi tutti UR, tutti al 100 con 6 stelle gialle, tranne i 6 che vedete, Fest SSR, e l'unico 2R è Melodas, ovviamente nuovo. Abbiamo già discusso di questa cosa, del fatto che sia LR. E va bene, non ci voglio tornare sopra, ormai l'hanno fatto, GG. Quindi, questo è quello che arriverà domani, il banner di domani. Dicendo le cose come stanno, è un banner decisamente mediocre rispetto a quello di Litz è infinitamente migliore, non si può dire niente, quindi se volete ancora pullarci, pullateci. Unico problema, qua c'è il personaggio più forte del gioco. Per quanto mi riguarda non c'è niente da dire, per me è il personaggio più forte del gioco, fortissimo, non c'è nulla da dire, trovate lo showcase come primissimo video qua sopra nelle schede e ovviamente sul canale vi invito a recuperarlo in vista della sua uscita ormai domani sul Global. È il personaggio a mani basse più forte che ci sia, non c'è veramente niente da dire secondo me. Il banner è abbastanza mediocre, i fest sono mediocri, era tutto meglio rispetto a quello di Leeds, soprattutto i fest. L'unica cosa che per appunto è un attimino migliore è che sì, rete 4% come tutti i personaggi, come tutti i fest, però ci sono meno personaggi, di conseguenza ognuno ha un rete un po' più alto. Meno ce ne sono, più chance hai di trovare il singolo, no? Leggermente più alta, ma comunque c'è più alta. Altra pecca per questo banner, ovviamente alle 300, alle 600 non si potrà trovare Meliodas, si potrà trovare tutti i personaggi, tutti i fest SSR, tutti gli UR al 100, ma non Meliodas, quindi questa è l'unica e altra pecca del banner, veramente grossa, perché sul fatto che il banner sia abbastanza mediocre ci si passa sopra, perché tanto bisogna pure a lui, quindi fino a che non si pure a lui o lo si maxa, sti cazzi del banner è un di più, è un condimento, è per appunto un contorno, no? Quindi questo è un po' il fulcro. La cosa veramente la triste è quelle 300 e 600 dove non si può trovare Mel ed è un grande problema secondo me. Quindi, oltre a questo, volevo ricordare per volo che ho pubblicato questa immagine fatta da me per appunto con il modello, con l'artwork in HD di Meliodas. Potete trovarla sul mio Twitter o sul mio Instagram, su Twitter la trovate in HD, quindi seguitemi su Twitter, pure esclamativo X, sì, pure esclamativo. In descrizione Twitter, vabbè. Ormai sono Twitch Mood, perdonatemi. E quindi sì, lo potete ritrovare, l'ho fatto io, quindi è uscito qualche ora fa. E oltre a questo, per appunto, cosa fare sul banner di Mel Demon King? Allora, ragazzuoli, io ovviamente dire di pullare penso sia abbastanza scontato, non penso ci sia il dubbio sul pullare o meno. Uno, perché Mel Demon King è il personaggio più hype di Grand Cross. Due, perché è il personaggio più forte di Grand Cross. Tre, è il fest più hype della Terra, quindi insomma. Raga, pullate, pochi cazzi, se volete maxarlo, maxatelo, va benissimo anche all'1, sfatiamo sto mito, non serve al 6, va benissimo anche all'1, attacco crit, ragazzi, c'ha un boato di CP, quindi
Mi raccomando, va benissimo anche all'1. Non fatevi, diciamo, abbindolare da chi dice che va fatto al 6, perché non è vero, ok? Questo è un po' il succo. Pullate e ve lo dico adesso, come ad ogni fest, ma ora a maggior ragione ancora di più, questo personaggio, come tutti i fest, ripeto, ma questo ancora di più, va fatto almeno un giro. Ragazzuoli, mi raccomando, non fermatevi prima, l'avete trovato a 300, finite il giro. Perché? Perché i fest sono i banner più importanti dell'anno, i banner migliori, soprattutto le strumi odassi, ragazzi, non c'è solo lui, ci sono anche altri personaggi interessanti, c'è comunque questa rossa che è nel meta, c'è Merlin con la Relic, c'è Demon King, c'è Kusak, back del Team Demoni. Insomma, ragazzi, non è un banner di merda proprio totale, è un banner mediocre, nulla di eccezionale, ma nulla di nemmeno di schifosissimo, è un banner mediocre. Quindi pullate, minimo un giro, non voglio sentire Leo, ma l'ho pullato la prima multi, finisce il giro, punto, devi finirlo, almeno uno, su ogni fest, veramente grosso, soprattutto i due di fine anno, un giro non è una scelta, è il minimo totale che si può fare, ok? Quindi ragazzuoli, mi raccomando, totalmente fate un giro, davvero. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo per questo video. Venite a trovarmi live su Twitch domani, maratona online. Chiunque voglia farsi pullare mi scriva su Discord. E detto questo, ragazzi, ovviamente iscrivetevi qua sotto al centro. Recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra delle schede. E let's go, boys! E ciao a tutti, raga, suoli!